Questo è Giuseppe Merlin, il fondatore nel 1920 della Scuola del Mobile d'Arte. Questi i suoi allievi, nella fotografia Gianca Soffioli, Vasco Merlin, continuador della tradizione dei Marangoni, maestro d'arte che nella sua villa l'aveva portata la più bella fontana dedicata a Tritone. Smontà un po' di anni fa, era alta una ventina di metri ed era lì dove erano le scuole. La tradizione del lavorare il legno la viene da distante, nella tradizione dei Marangoni, contata da Dante nel 21° canto. Quando li ha visti lavorare nella pegola, ovvero nell'arsenale di Venezia, perché tutti i veneti ha sempre costruito barche e navi, che era la sua fortuna, di legno. La tradizione l'è ancora viva a Sparè, sul Menago, tra Legnago e Bovolone.